vengono da un bel momento, e come dici giustamente te, anche le caratteristiche dei giocatori loro, che comunque sono caratteristiche di giocatori forti fisicamente, dove fanno del loro gioco queste palle sugli attaccanti, e quindi c'era un bisogno di centimetri. Però ripeto, anche se abbiamo caratteristiche diverse dei due difensori centrali, penso che affronteremo la partita nel migliore dei modi, quindi non siamo abituati a non cercare alibi, e comunque chi andrà in campo renderà al meglio, non farà mancare appunto le assenze che ci saranno. Con l'Avellino, come ha detto giustamente Andrea, non bada al bel gioco, fra parentesi, non vuole essere offensivo, cioè nel senso è un calcio pragmatico, molto fisico, ma per caratteristiche dei propri giocatori, perché comunque l'allenatore ultimamente sta variando anche il modulo, quindi è un allenatore molto bravo che cerca di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Quello che interessava a me comunque è recuperare quell'atteggiamento nostro che abbiamo avuto per tutto l'anno, e devo dire che in queste due trasferte i ragazzi non gli possono rimproverare niente sotto l'aspetto della prestazione e dell'atteggiamento. È chiaro che qualche errorino c'è stato, però già il fatto che magari a Perugia non aver preso gol è una cosa importante. Quindi noi dobbiamo affrontare ogni singola persona partita nel migliore dei modi, come uno scontro salvezza. È chiaro che una volta che si è raggiunta una quota, non per forza di matematica salvezza, perché possono anche mancare delle partite, però si capisce che l'obiettivo della salvezza si è raggiunto. Poi non sono mica di certo io a frenare la voglia o l'entusiasmo di una città o dei ragazzi, ma pur se dovessimo raggiungere quell'obiettivo 6-7 giornate in anticipo, non significa che poi si affronta la partita in maniera diversa, perché noi a prescindere dobbiamo andare in campo con la voglia e la determinazione di una squadra che si vuole salvare, anche avendo ottenuto l'obiettivo della salvezza, cosa che mi auguro il prima possibile, sempre con quello spirito, perché una squadra che si vuole salvare secondo me va in campo con uno spirito diverso, cioè ha bisogno di essere concentrato su ogni palla, di lottare su ogni pallone, di non perdere contrasti, di essere comunque attento al 100% su tutte le situazioni, perché sulla carta magari ci possono essere squadre più forti di noi, ma noi dobbiamo questo gap lo dobbiamo annullare con il nostro spirito.